consta che il servo di Dio Teresio Livelli, fedele laico, ha vissuto in modo eroico le virtù teologali della fede, speranza e carità verso Dio e verso il prossimo, nonché le virtù cardinali della prudenza, giustizia, temperanza e fortezza con le altre annesse. Sono qui davanti al palazzo della Congregazione delle Cause dei Santi, perché Sua Eminenza il Cardinale Angelo Amato è appena tornato dall'udienza con il Santo Padre che ha disposto la promulgazione del decreto sulle virtù eroiche del servo di Dio Teresio Livelli, che quindi da oggi può essere fregiato del titolo di venerabile. È un giorno di grande gioia per la diocesi di Vigevano, che è giunta finalmente a gustare un traguardo importante nel cammino del riconoscimento della santità di questo suo figlio illustre. Ma è un giorno di grande gioia anche per la diocesi di Como, dove Teresio è nato, di Pavia, dove ha studiato ed è diventato rettore del Collegio Ghislieri. È un giorno di gioia per l'Azione Cattolica, per la FUCI, per gli Alpini, presso cui la presenza di Teresio è viva e soprattutto è vivo il ricordo della sua straordinaria testimonianza cristiana. La Chiesa oggi ha infatti ufficialmente riconosciuto in Teresio un autentico modello nella sequela di Gesù e del Vangelo, testimone di una santità feriale vissuta nel quotidiano, quindi possibile a tutti. Una vita tra due guerre mondiali. Teresio Livelli ha visto la luce il 7 gennaio 1916, quando l'Italia è entrata in conflitto da 7 mesi contro l'impero austro-ungarico, morendo il 17 gennaio 1945, mentre sta per concludersi il più grande macello della storia generato dalla follia omicidia di Hitler. Una breve esistenza di soli 29 anni, finita nell'orrore indicibile di un campo di concentramento tedesco. Passata tra gli anni violenti e crudeli del primo dopoguerra, l'avvento del fascismo in Italia e del nazismo in Germania, l'entrata in guerra voluta da Mussolini, la terribile campagna di Russia, la caduta del Duce e l'armistizio dell'8 settembre, la resistenza, la prigionia. La grande storia d'Italia e d'Europa e del mondo del XX secolo e quella personale di Teresio Livelli si sono incontrate e scontrate in una manciata di anni drammatici e feroci. Nasce a Bellagio, ma presto la famiglia ritorna nei luoghi di origine, in provincia di Pavia, diocesi di Vigevano. Si inserisce nella sua parrocchia di Mortara e frequenta l'Azione Cattolica. Dopo il liceo a Vigevano si iscrive a giurisprudenza all'Università di Pavia. Allo studio e allo sport unisce l'attenzione ai poveri. Non vuole separare la sua fede dalla vita pubblica. Per questo non esita ad inserirsi dentro le realtà umane, anche nel fascismo e poi nella resistenza, per essere testimone di un agire evangelicamente fecondo e portare il suo contributo di credente nella costruzione della società. Sarebbe stato più comodo starsene fuori e vivere da spettatore i tempi di turbolenza e di contrasti violenti. Egli fu invece coraggioso ad entrare nell'agone sociale e politico, deciso a non venir meno al dovere di presenza cristiana nella società. Ha osato fare scelte ardite e opinabili, ma senza mai vendere la purezza della propria identità etica e religiosa. Il suo fine non è politico, ma educativo, per formare nella gente, soprattutto nei giovani, una coscienza cristiana. All'entrata in guerra dell'Italia non sopporta che a combattere debbano andare solo i ragazzi delle classi sociali più umili. Vuole condividere la sorte dei più esposti, che sono destinati alla folle campagna di Russia, e ci va come sottotenente della divisione tridentina. Fa pregare, incoraggia, conforta i più deboli e impauriti. Porta Cristo in quelle trincee di morte e disperazione.
Nella tragica ritirata, mentre tutti fuggono, egli soccorre i feriti che implorano aiuto. Rientrato in Italia, in un paese fiaccato e insanguinato, percorso e percosso da bombardamenti e sbarchi alleati, dalla furia dell'esercito tedesco in vergognosa ritirata, Mussolini ha serragliato nell'inutile, effimera Repubblica di Salò, i partigiani sulle montagne e le città affamate, Olivelli si schiera con chi sogna libertà, giustizia e pace, si ribella, ma per amore, mentre tutto intorno è la stagione dell'odio. Non uccide, non cerca vendette personali, in un tempo di sangue, guarda avanti, non indietro. Vuole una nuova patria, ricostruita e pacificata, dove giovani come lui possano prendere in mano il proprio destino, studiare, lavorare, farsi una famiglia, professare la propria fede, occuparsi di politica. Con questi obiettivi partecipa alla resistenza da cristiano e da italiano, mettendo a frutto i suoi talenti nell'ora più buia dell'Italia. Fonda il giornale Il Ribelle, scrive la preghiera Signore facci liberi, nota come preghiera del ribelle per amore. È perseguitato dai nazisti perché si ribella all'odio e diffonde i valori dell'umanesimo cristiano, misericordia, perdono, libertà, giustizia. Mandato nei lager di Fossoli, Bolzano, Flossenbürg ed Ernsbruck, diventa testimone della fede e della carità. Mentre molti abbrutiscono nell'orrore del campo, egli indossa un'altra volta le sue armi, Vangelo, preghiera, amore. Si prodiga eroicamente per i malati e i più deboli, donando anche la sua scarsa razione di cibo. I nazisti lo odiano e lo picchiano continuamente perché con un sorriso, una parola, un gesto d'amore indebolisce la loro sistematica azione di annientamento fisico e morale dei prigionieri. Le botte non lo fermano, anzi, aumentano in lui il desiderio di aiutare il prossimo. Teresio non odia mai i persecutori, nonostante la loro crudeltà. Egli sempre e solo ama. È missionario e testimone di misericordia e di bontà in un ambiente di violenza e di morte. Il 31 dicembre 1944 accade l'irreparabile. Tenta di difendere un giovane ucraino picchiato dal capò. Fa da scudo col proprio corpo e ne riceve un forte calcio allo stomaco. Non si riprenderà più. Il 17 gennaio 1945, nel lager di Ernsbruck cessa la sua breve esistenza di soli 29 anni, consumata dall'ardente amore per Cristo e per i fratelli.